Grazie Stefano per l'eccellente relazione. Beh, adesso sarebbe bello anche un po' aprire anche a loro un po' di discussione, poi io ho poche cose da dire, però è vero, cioè, la situazione... prima facevamo conferenze insieme molti anni fa e dicevamo i prossimi 20 anni saranno cruciali, poi i prossimi 15, 10, adesso siamo arrivati adesso a 3. Allora, verosimilmente, guardando le inerzie, cioè non riusciamo a fare un governo in 2 mesi dopo le elezioni, è un po' difficile pensare che si possa arrivare a numeri di quel genere. Allora, immaginiamo che devi fare quindi l'intervento chirurgico perché il paziente non ha voluto prendere la medicina nel tempo utile, cioè il sequestro di CO2. Mi sembrano incoraggianti queste cose che tu hai fatto vedere. Il problema che io temo è sempre quello del bilancio energetico, cioè va benissimo allocare una parte di energia rinnovabile per fare sequestro, ma il problema è che dovremmo aver soddisfatto anche tutti gli altri usi. E temo che non, la coperta sia corta, cioè se hai energia rinnovabile sufficiente per fare carbon capture, benissimo, ma la devi sottrarre al sistema generale, perché non credo che sia sufficiente per fare tutta l'economia mondiale come la conosciamo oggi, sostituita con nuove energie rinnovabili, e in più un N% destinato al sequestro di carbonio. Questa è la mia preoccupazione razionale. Poi se qualcuno ovviamente inventa qualcosa di geniale che ancora non c'è, benissimo, saremo contenti, ma questo è wishful thinking. Allora, sai qualche dato in più su questo da un punto di vista di bilancio energetico? Sì, nel senso che alla fine... Punto cruciale. Io penso che la buona notizia che noi abbiamo, che il Sole ci dà una quantità di energia che è molto superiore a quella che noi abbiamo bisogno. Quindi si tratta soltanto di convertirla. E questo vuol dire fare scelte politiche. È vero che in questo momento le rinnovabili non ce la fanno, però la roadmap che noi abbiamo, ecco, prima è stato un po' veloce, questo è un altro articolo molto bello che è uscito su Science l'anno scorso, che dà l'idea di dimensione della sfida. La sfida è... prima la decarbonizzazione, intanto prepariamoci a fare emissioni negative. Le emissioni negative in questo scenario che prevede appunto una decarbonizzazione veramente molto spinta, ogni decennio dimezziamo le emissioni, arrivo nel 2050 con solo 5 gigatonnellate di CO2 assorbita dall'atmosfera, quindi che è poco, è uno scenario con meno emissioni negative fra molti che vengono discussi. Quindi sicuramente noi dobbiamo però prepararle prima le emissioni negative, se dobbiamo arrivare lì nel 2050 ad averle, adesso bisogna fare ricerca e sviluppo, cominciare con i pianti pilota, e le rinnovabili è chiaro che dovranno produrre il 130, 140, 150% dell'energia elettrica che serve, il resto dovrà essere utilizzato per fare stoccaggi, per fare emissioni negative, però ecco, la cosa positiva che ci possiamo dire è che comunque il sole ce ne dà tanta di energia, quindi su questo io un po' di fiducia ce l'ho. Anch'io la fiducia ce l'ho, però adesso NFR cosa sono? Un 1,4% sull'energia primaria mondiale. Cioè questo scenario mi dà, se lo leggete è molto interessante, in questa roadmap ogni decennio fa una stima di quello che dovrebbe essere il costo della CO2. Sapete che adesso è intorno alle 14 euro per tonnellata, è salita da 8 a 14, poi forse è scesa negli ultimi giorni, però di fatto... si parla di 30-40 euro per tonnellata, no, forse questo era in dollari, no, per tonnellata nel 2020, poi passa a 90-100 nel 2030 e poi si arriva a 300-400 euro per tonnellata di CO2, cioè un mondo con le emissioni negative è un mondo in cui quindi un atto politico, di fatto è solo politico. Qualche vostro stimolo, domanda, poi io dirò due cose in chiusura, ma ci diamo come obiettivo più o meno da 12:30. Nessuno? Su. Diamo un attimo di te. Poi alla fine noi partecipiamo a questi negoziati dove io invito sempre le persone a venire, perché poi ti scontri con la realtà, perché voglio dire, tutti questi discorsi sono sempre molto interessanti, sono sicuramente, non credo che nessuno dica no, non voglio arrivare a questo livello di riduzione delle emissioni, sarebbe benvenuto. Poi però in realtà ti scontri con 197 paesi che hanno totalmente esigenze differenti. Ora l'Unione Europea può aumentare il proprio target, può arrivare al 60, al 70, all'80%, anche l'obiettivo che in fondo l'Unione Europea mira per il 2050 è 80-90%, tra l'altro stiamo rifacendo la Commissione dovrà fare entro i primi 3 mesi del 2019 la nuova strategia al 2050, che un po' darà anche la tendenza di dove
di dove l'Unione Europea intende andare, però poi c'è tutto il resto del mondo, e il resto del mondo ha delle ragioni completamente differenti, perché quando poi tu ti scontri con un paese come la Cina, con un paese come l'India, un paese come il Brasile, che ti dicono no, noi non possiamo ridurre perché chiaramente hanno problemi di accesso all'energia, problemi di popolazione, cioè la questione diventa estremamente, estremamente più complessa. Io sono assolutamente d'accordo, dovremmo andare tutti in quella direzione, ma poi però si innescano tutta una serie di situazioni del tipo le tecnologie, l'accesso alle tecnologie, quello che oggi discutiamo nell'accordo di Parigi. Quando fu approvato l'accordo di Parigi, il grande successo dell'accordo di Parigi era, beh, forse siamo riusciti a superare quella continua divisione, no, tra paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati, perché teniamo conto della realtà. Abbiamo visto, no, il livello delle emissioni della Cina, il livello delle emissioni dei paesi in via di sviluppo, che poi in realtà stanno correndo rispetto a quello che stiamo facendo noi, non in termini di riduzioni, parlo in termini ovviamente di crescita e di PIL. Poi però oggi, le ultime due settimane, siamo stati a Bonn a discutere, no, come tenere traccia di quello che uno fa, no? Il cosiddetto sistema della trasparenza, perché poi quello strumento che ti permette di capire dove sei e che cosa devi fare ancora. Ci sono delle discussioni che, come si dice, ti fanno cadere le braccia, perché chiaramente la dicotomia paese in via di sviluppo, paese in via di sviluppo, riemerge fortemente, con il tentativo chiaro di paesi come la Cina di non avere alcuna intenzione di avere un sistema di trasparenza, di accountability di quello che viene fatto, perché hanno altre priorità, perché rincorrono altre esigenze. Quindi probabilmente magari le tecnologie ci supereranno, le tecnologie ci saranno, però poi il contesto geopolitico è estremamente, estremamente complesso, le discussioni poi alla fine sono veramente molto molto difficili, purtroppo. Posso dire una cosa? Una considerazione naturalmente personale, non è una cosa, diciamo, come prima, di tipo che dipende un po' dalle mie conoscenze tecnico-scientifiche. La mia valutazione è questa: io seguo la prima COP che ho seguito era nel 2003 a Milano, non le ho seguite tutte naturalmente, però cerco di rimanere informato sul negoziato. È vero, sono d'accordo con quello che dice, si fa fatica a credere che questo sia possibile sentendo certi interventi, però io comunque, non per farlo ottimista, però io comunque respiro un'aria diversa. Cioè io ricordo a Montreal, a Buenos Aires, ma anche forse a Copenaghen o nel COP prima, sembrava veramente un po' tutto morto, come se fosse. Adesso io sento il senso di urgenza nelle COP, non so se questo, chi anche magari come Marina così segue le COP, ma a me sembra che adesso sia chiaro che la partita è estremamente delicata. La Cina secondo me lo sa benissimo l'India, tanto che se noi guardiamo, la Cina e l'India soprattutto, ha fatto un NDC che appunto da queste valutazioni, che secondo me sono veramente, cercano di essere neutrali, sono fatte da europei, quindi non avrebbero motivo per, non sono fatte da indiani, ecco, però l'India ha fatto un NDC che, insomma, tenendo conto di centinaia di milioni di persone che hanno, che non hanno accesso all'energia elettrica, e io sono stato in Etiopia, l'Etiopia ha fatto un NDC in cui arriva nel 2030 a 1,1 tonnellate di CO2 pro capite, cioè è vero, ha bisogno di aiuti, e qui veniamo al tema che è quello dei soldi, cioè alla fine c'è bisogno. E quello che dovrà essere messo sul piatto adesso, la partita, è se siamo disposti ad aiutare questi paesi condividendo parte delle nostre ricchezze, che sono molto ingenti. Poi naturalmente abbiamo molta povertà anche in Italia, abbiamo molta disuguaglianza, e questo magari maschera la ricchezza rispetto a questi paesi. Però ecco, io non sottovaluterei il fatto che comunque anche nel negoziato, secondo me, nonostante tutte le ambiguità sulla trasparenza, a me sembra di vedere comunque la percezione che è chiaro che chi c'ha da perdere di più comunque sono anche gli stessi paesi, come le Cina, l'Africa, cioè alla fine questi paesi dicono sì, perché anche loro, comunque anche la Cina, insomma, le vede gli impatti del cambiamento climatico. Quindi forse il tema più grosso in questo momento è la generosità, intesa non in senso filantropico, ma la volontà di dare il giusto da parte dei paesi. Beh, questa è una votazione politica, perché naturalmente quello che è giusto non è una cosa tecnico-scientifica, è una cosa che parte anche da quelli che sono i propri principi morali. E poi, cioè, pensi, una città come Shanghai, con i dati che hai fatto vedere di aumento del livello marino, va sott'acqua a fine secolo, sono 25 milioni di persone, quindi è chiaro che anche all'interno di queste nazioni la riflessione non sarà soltanto di convenienza economica,
anche di problematiche che avranno a casa loro, quindi è necessario che ci sia una presa di coscienza. Probabilmente stanno cercando di procrastinare per mungere ancora un pochino la vacca della crescita che hanno intrapreso da poco, ma poi ci arriveranno. Il problema sono quei pochi anni che abbiamo davanti, è tutto lì. Cioè, non sarebbe un problema se avessimo tempo. Se avessimo tempo avremmo tutte le potenzialità per una evoluzione culturale, una evoluzione economica e raggiungere questi obiettivi con un certo respiro. Il problema è che questo tempo ce lo siamo mangiati prima. Era il tempo che avevamo forse negli anni 80, quando insomma compiamo quest'anno i 30 anni dell'IPCC e questo è già il simbolo di 30 anni persi, perché le cose erano sostanzialmente note già persi, allora. Nel senso, io persi non direi, nel senso che se noi pensiamo... Beh, persi sforzo, di ritardo, cioè, perché comunque siamo lì. Cioè, quello appunto adesso non per citare il mio libro, che è una cosa un po' ridicola, però cioè, comunque ridurre i consumi è un qualcosa che veramente non è una roba così semplice. Ah no, nel senso che io fosse semplice. Ridurre a zero le emissioni di gas serra, cioè evitare di prendere le risorse da sottoterra, così comode come i combustibili fossili, per farci l'energia che è così comoda, ci facciamo tante certo. cose. C'è una cosa che è oggettivamente una cosa difficilissima da fare, cioè mentre il protocollo di Montreal, quello sul CFC, erano quattro gas del cavolo di tre settori sostituibili, cioè, facilmente. Cioè qui stiamo parlando di cambiare un sistema energetico planetario, cioè quindi il fatto che ci siamo voluti 30-40 anni, che sia assolutamente molto faticoso, è perfettamente legittimo. Certo. E anche nel senso che sia complesso un negoziato, è una roba, forse il nostro problema è che ci manca quello che dicevi tu all'inizio nel tuo intervento introduttivo, manca la consapevolezza di quello che è la questione, cioè pochi conoscono la complessità del negoziato, a volte anche, parlo non magari del cittadino, anche magari molti amministratori, politici non sanno qual è la partita dei prossimi tre anni. E qui torniamo al punto che dicevi, forse che è importante anche la divulgazione, la comunicazione, perché veramente se l'Italia in Europa tenesse un fronte avanzato insieme magari all'Olanda, insieme alle... magari potrebbe spostare anche l'asse franco-tedesco e portare l'Europa, quindi è vero che contiamo poco, però ecco, dovremmo forse sì, cercare di dare il nostro contributo, su questo qualche spazio l'abbiamo, non siamo in Russia, ecco. Ah. Lì se lo dici. E allora, giusto come conclusione,